che glielo fa fare di scendere in politica? Perché ho sempre avuto questa passione da ragazzo che non ho potuto coltivare perché non avevo i mezzi economici per farlo. E poi perché sono arrivato al punto dove penso che essendo appagato tutto sia anche giusto che io contraccambi qualcosa. Da Vezzano, da Roma, da tutte le parti. Siamo sostenitori di Omar che apre la convention e di Samorì perché crediamo che ne abbia bisogno la politica di una persona del genere e quindi forza Samorì. Preferirei avere come avversario politico Renzi. E perché? Lo appoggia, riconosce? Sono convinto che mi sarebbe estremamente facile diventare Presidente del Consiglio, perché io, almeno questa è la mia sensazione, io penso che oggi la gente sia interessata a dare fiducia a chi è in grado di presentare un progetto di cose concrete, fattibili, rivoluzionarie, che segnino una discontinuità. Ad oggi, mentre la ricetta di Bersani la capisco, ma è, diciamo, dal mio punto di vista abbastanza datata, ad oggi non ho percepito nel dottor Renzi l'esistenza o almeno la divulgazione di un progetto di questo tipo. Ma Samorì è il nuovo o è l'ombra lunga di Berlusconi? Questo bisogna chiedere a lui, perché francamente... Però lei è qui, lo sostiene perché è il nuovo o perché è l'ombra lunga di Berlusconi? Beh, un po' tutti e due. Adesso l'ombra di Berlusconi non so quanto Samorì lo confermi. Però certamente il nuovo, e il nuovo ha sempre incoraggiato. Io ho visto adesso un gruppo di giovani di Lamberto Dini che è venuto a trovarmi e anche loro dicono che stanno cercando in Toscana un qualche punto di riferimento. C'è Dell'Utri dietro che la può sostenere, Berlusconi? Non c'è né Dell'Utri né Berlusconi. Io con Dell'Utri dal 2008 non ho più nessun tipo di relazione, non perché ne vergogni, perché non ce l'ho. E per quanto riguarda per esempio Berlusconi, l'ho visto due volte in vita mia. Berlusconi rimane nella mia storia umana e professionale e politica il numero uno. Non c'è nessuno che lo potrà eguagliare, bene, male, avrà avuto, però rimane nella storia. Un uomo nuovo è certamente Samorì, che potrà fare, farà bene, ha le idee molto chiare e questo è importante. Però bisogna sempre, quando si parla, mettere da parte Berlusconi. Berlusconi non può essere coinvolto da nessun punto di vista. Dato base 100 dei parlamentari, ecco, e dovremmo stabilire che almeno il 50% di questi parlamentari debbano lasciare il posto. E quali sono quelli che per primi devono lasciare il posto? Non tutti, ma come logica, quelli che da più anni occupano le posizioni.